Roberto, Atene chiama, Roma cosa risponde? Non è un atto di solidarietà per loro, ma un atto di solidarietà verso tutti noi, verso le politiche, contro le politiche di austerità che stanno uccidendo la democrazia e i diritti anche in Italia. Siamo qua perché oggi l'Eurogruppo si riunisce ancora una volta per decidere le sorti di un popolo, quello greco, ma insieme al popolo greco ci siamo anche noi perché viviamo le stesse difficoltà, la stessa frantumazione della democrazia che abbiamo conosciuto anche da noi. Franco, questa oggi è una giornata cruciale per l'Europa, per la Grecia, ma probabilmente anche per noi. Beh, è sicuro, la riunione dell'Eurogruppo può significare una rottura con la Grecia e quindi la continuazione delle politiche di austerità, oppure il fatto che la Grecia resiste alle politiche di austerità e riesce a imporre un'inversione di rotta. Certo, aiutare la Grecia significa anche fare conflitti, sviluppare lotte nell'intero continente europeo affinché appunto si affermi una politica contro il neoliberismo e contro le istituzioni europee per la rottura dei trattati. Se pensiamo che all'indomani del referendum del 2011, all'agosto di quell'anno, l'allora governatore centrale della Banca Centrale Europea, Trichet, insieme a Draghi firmarono una lettera al governo italiano, l'allora governo Berlusconi, in cui chiedevano che cosa si aveva intenzione di fare rispetto ai servizi pubblici locali nonostante il referendum appena svolto, e questo secondo noi è un segnale, ci dà l'idea di che cosa vogliono fare in Europa rispetto all'acqua e ai beni comuni. Le proposte che fa Syriza sono proposte di buon senso, di prendere qualche mese per poter ridiscutere i trattati e di fare un'operazione sul debito che servirebbe alla Grecia, ma servirebbe all'Italia, alla Spagna, alla Francia, a tutti i paesi europei, perché la proposta è semplicemente di togliere il debito dalle mani degli speculatori, di smettere di regalare soldi alla speculazione e di mettere il debito in mano alla Banca Centrale Europea. L'anno scorso l'Italia ha regalato agli speculatori 80 miliardi di interessi. Se avessimo potuto prendere i soldi a prestito dalla Banca Centrale Europea avremmo pagato 1 miliardo di interessi. Vuol dire che ne abbiamo regalato 79 che potevamo usare per l'università, per la scuola, per il lavoro, per il riassetto del territorio, per la sanità, per l'assistenza agli anziani, per quello che vogliamo. Tsipras e il governo greco propongono di smetterla e noi siamo qua per dire che noi vogliamo fare come loro, bisogna fare come la Grecia.